Che dire dell'amichevole oggi della Lazio contro il Padova, la seconda ufficiale della nuova stagione? È stata una partita strana, perché a me nel primo tempo la Lazio non è dispiaciuta. Escalante sta giocando proprio bene, una bella sorpresa, devo essere onesto, mi ha stupito e anche oggi contro il Padova ha giocato bene. Poi, ovvio, bisogna testarlo contro le squadre più forti. La Lazio nel primo tempo ha giocato bene, ha chiuso il Padova, però è finito 0-0 e si vede la mancanza di un centravanti. Ciro Immobile non c'era perché era nazionale e Correa non è pronto, Adecani non sta bene, ha giocato Caicedo con Raul Moro. Due ottime seconde punte, ma nessuno dei due è un buon centravanti e oggi hanno sbagliato tanto sotto porta. Raul Moro è un giocatore che a me interessa molto, secondo me ha un grandissimo potenziale, oggi per 30 minuti non ha praticamente toccato palla. Poi nel finale ha avuto due chance che non è riuscito a sfruttare, però ragazzo nel 3-5-2 è un po' sacrificato, si deve abituare al ruolo da seconda punta, però attenzione perché questo ha un talento incredibile. Però oggi l'ha fatto vedere solo nei 10 minuti finali. Caicedo, buona seconda punta, non è un centravanti, oggi si è visto, ha sciupato un paio di occasioni buone. Però la Lazio tutto sommato nel primo tempo ha girato bene palla, abbiamo rivisto Lukaku che può essere un vero nuovo acquisto per la Lazio. Abbiamo di nuovo visto Escalante giocare bene, abbiamo visto Luis Alberto giocare ancora una volta ai suoi livelli. Nel secondo tempo la Lazio è un po' scesa, secondo me la stanchezza si è fatta sentire. Vavro, che secondo me nel primo tempo ha giocato bene come centrale di difesa, nel secondo tempo quando ha accusato la fatica è letteralmente crollato, ha regalato un rigore al Padova, parato da Reina, buona prova la sua. E è parso in grande difficoltà. È un giocatore che è grosso, per cui ci mette tempo ad entrare in forma. Mi è piaciuto tanto nel primo tempo, bisogna rivederlo con 90 minuti sulle gambe. Però la Lazio ha vinto contro il Padova solo grazie a un autogol. E secondo me questo è per colpa di un attacco non sufficiente. Muriqi speriamo arrivi il prima possibile, ma la Lazio ha bisogno di attaccanti. Uno o due forse dipende da quello che faranno Adecani e Raul Moro. A mio avviso servono attaccanti di qualità. Muriqi sarebbe una buona soluzione, forse ne servirebbe un'altra, a mio avviso, per la Champions. Non si è visto Leiva ancora una volta. Insomma, è stata una partita strana. La Lazio non è che ha fatto male, non ha segnato. Nel calcio si sa chi segna vince, però nelle amichevoli il gol conta poco. Conta molto il movimento. Escalante ha fatto una grande partita, ha fatto girare molto bene palla. Luis Alberto era in forma. Gli altri possono sicuramente crescere. Ripeto, questa squadra è incompleta, mancano ancora gli acquisti, speriamo che Muriqi venga chiuso presto, speriamo che Fares arrivi, anche se Lukaku è un ragazzo che potrebbe essere il grande acquisto di questa stagione, però anche a centrocampo serve qualcosina in più. Per cui vittoria, che serve a poco, primo tempo positivo, secondo tempo insomma così così.